abbastanza nuova in questo mondo, anche se ho fatto 5 cose sempre molto interessanti, quindi scelgo delle cose e probabilmente mi scelgono anche per delle cose varie. E devo dire, quando mi hanno proposto questa cosa qui, dove interpretavo comunque qualcuno che vive completamente fuori dalla realtà e si inventa tutte le cose, io l'ho ritrovata in tantissime persone, devo essere sincera, che probabilmente non sono rinchiuse, e quindi questo mi ha già un pochino aiutato. Adesso questa era una battuta ironica. Invece no, ho chiesto semplicemente ad una psicologa in che modo affrontare, e dovevo trovare un tic nervoso, perché comunque hanno una vita molto diversa dalla nostra, anche se noi i tic ce l'abbiamo quotidianamente, ma loro esasperano. Quindi io avevo trovato questa cosa così, mi muovevo continuamente, perché comunque una che si fa di anfetamina, bugiarda cronica, e mangia come una pazza, qualcosa di disagiato deve avere. La cosa che vorrei, e poi finisco qui, è fare i complimenti a tutti quanti noi, e anche al regista e a chi ha lavorato per questo film, anche la fotografia e tutto quanto, perché secondo me si è riscoperta quella pulizia di un bel cinema, dove comunque le attrici, gli attori vengono veramente messi di fronte ad una realtà e la devono scoprire man mano. Cioè, mi sono ritrovata veramente con delle persone che hanno una storia pazzesca alle spalle, e abbiamo vissuto tutti quanti senza trucco, giorni di trucco non c'erano. C'era soltanto ricordarsi di essere disagiate, disadattate, sconvolte dalla vita, e secondo me è un grande insegnamento. Poi è un gusto personale, mi è piaciuto molto.